Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come vedete sono nel mio soggiorno e qui alle mie spalle già pronte ci sono le cosine autunnali, alcune da Halloween che useremo oggi per il video. Arrediamo la casa assieme per l'autunno. Io amo l'autunno, è la mia stagione preferita, forse perché a novembre è il mio compleanno, ma c'è anche Halloween con cui io ho un'affinità speciale, cioè mi ha sempre emozionata e mi è sempre piaciuto tantissimo festeggiare Halloween, nonostante qui da noi non si festeggi tantissimo, però io ho un'affinità con questa festa molto particolare. Amo anche tutto ciò che è paranormale, quindi per me l'autunno ha un significato speciale e quindi oggi appunto sono particolarmente contenta di andare ad arredare la mia casina assieme a voi. Alcune cosine già le avevo, molte altre sono nuovissime, quindi vediamo cosa ho preso. Sono passata da Tiger, ho visto che avevano tantissime cosine, che adesso si chiama Flying Tiger, not sponsored, e poi qui invece, questa è una busta della Lush, ma qui ci sono altre cosine che già avevo. Queste due invece sono nuove ed erano le due cosine che stavo aspettando per filmare questo video. Cioè, vi prego, quanto sono carine queste candele profumate a forma di zucca. Peccato non possiate annusarle perché sono buonissime, sanno proprio di autunno. Ed è un peccato davvero utilizzarle. Adesso escogiteremo dove mettere tutto quanto assieme. Vediamo quello che ho preso da Flying Tiger. Allora, questo cuscino a forma di fantasma, molto carino. Peccato non ci fosse rosa oppure bianco, era solo disponibile in questa colorazione. Questa è la mia zucca. Aiuto, ne cadono altre fuori. Che cosa c'è qui? Ah, ci sono altre mini zucche. Quindi all'interno della nostra zucca di Halloween abbiamo altre mini zucche. Questa non so bene dove metterla, forse all'entrata, vediamo. E poi qui ci sono questi festoni sempre a forma di zucca, molto autunnali. E qui questi sono, sembrano delle candele normali, ma in realtà sono a batteria. Ed è molto figo perché questo cosino qui continua a muoversi e sembrano effettivamente delle vere candele. Ma no, c'è l'interruttore. E ne abbiamo quattro di queste. Poi ho preso, questa mi sa che è la tazza. Sì. Molto spooky, molto halloweenesca. Questa è... Staccati, ok. Questa è una ghirlanda piccolina, non so se creare tipo un centro tavola con questa ghirlanda oppure se effettivamente utilizzarla cioè per l'uso che ha, cioè metterla sulla porta d'entrata. Poi allora tutti questi fiori finti invece li ho presi da mettere in questo vaso qui centro tavola. Poi altre cosine che ho trovato sono queste foglie autunnali lunghe, quant'è? 230 centimetri, e queste voglio metterle assieme alle lucine, queste qua, queste sono normali bianche. Ah, mi ero dimenticata di questa, quanto è carina questa piccola zucca, è in ceramica e anche questa ha l'interruttore e fa la lucina, troppo bellina. Poi ho preso questi piattini glitterati a forma di foglia che sono molto autunnali, ci piacciono tanto questi, sono super sparkly. E poi altre due cosine che non mi ricordo, una so ma l'altra non mi ricordo. Ah no, effettivamente è una, ma me l'hanno impacchettata bene perché non si rompesse. Anche questa è una zucca, ma rosa e viola molto pastellosa, che secondo me ci starà benissimo in cucina con tutti i dettagli rosa, ma non sono ancora sicura in realtà che la metteremo in cucina. Vediamo. Queste sono tutte le cosine che utilizzeremo oggi. Vediamo appunto assieme come decorare la casa e fatemi sapere se avete qualche consiglio nei commenti, che poi magari vado a spostare se mi date qualche idea che è decisamente migliore. Adesso prima di decorare vado a pulire un pochino la casa, quindi questo video sarà anche un minimo di pulizie autunnali e vi faccio scoprire, se avete degli animali, un prodotto che dovete assolutamente ordinare da Amazon perché mi ha cambiato la vita. Qui c'è Gatta Stellina che dorme. Ciao patatina, scusa che t'ho disturbata. Scusa patatina.
scusa patatina, la mia stellina, la patatina. L'aggeggio di cui vi parlavo è lui, ragazzi, costa tipo 2-3 euro, lo trovate su Amazon, su Temu, su Shein, penso un po' ovunque, ed è una specie di spazzolina. E qui il divano sembra pulito, ok, ma se andiamo a passarla, vedete che cosa succede? Vi cattura tutti i peli, veramente tutti i peli, fino all'ultimo. È incredibile, è, cioè, per me è stata la svolta. Quindi pulisco un attimino qui il divano, poi il tavolino e prepariamo per arredare questa zona. Il risultato, ragazzi, solo di un cuscino è incredibile. Se avete animali vi serve. Anche qua not sponsored. Nostro piattino glitterato a forma di foglia, e qui andiamo a mettere la nostra candelina profumata, una mini decorazione e la nostra zucca verde con la lucina. E voilà, questo lo mettiamo qui sul tavolino. Il nostro cuscino fantasmino lo mettiamo sul divano. Voilà. Adesso combiniamo assieme le foglie autunnali e le lucine e vediamo se stanno bene sul mobiletto sotto la TV. Ok, sto intrecciando il filo delle lucine con le foglioline. Ok, le lucine di Tiger non si accendevano, ragazzi, quindi sono andata a recuperare queste che sono teoricamente per l'albero di Natale. Ma visto che sono bianche, secondo me ci stanno bene, sono solo un pochino più grandi rispetto a quelle di prima, però questo è il risultato. Il libro qua sotto è color arancio, che fa più tema Halloween. Andiamo a spostare e metto il libro Louis Vuitton sopra. Vediamo adesso come stanno i nostri fiori autunnali nel vaso. Voilà! Ragazzi, il risultato mi piace un sacco. Sono molto autunnali e anche la grandezza è perfetta. Questo ho scoperto adesso che non è un festone, ma semplicemente è una zucca di carta. Quanto è bellina, però la chiudo semplicemente con queste, come si chiamano? Mi sono dimenticata il nome in italiano, fermacarte, credo, sì, la blocchiamo così e voilà, eccole entrambe. Potremmo lasciarne una anche qui in realtà vicino al nostro vaso, anzi possiamo mettere questa, direi, qui su questo tavolino. Decoriamo anche il mio studio. Se notate, ho cambiato nuovamente i mobili, vi ho fatto vedere su Instagram. Ho spostato questa libreria e adesso la parete è così e poi ci sono qui questi due mobiletti. Non so se è ancora definitivo, ma per il momento è così. E qui potremmo mettere qualcosina di autunnale, pensavo, qui sulla scrivania. Prendo l'altro vassoietto a forma di foglia autunnale e andiamo a metterci l'altra candelina profumata e due mini zucchine da decorazione. Thank you.
visto che la mia stanza è molto rosa, pensavo di mettere qui questa zucca molto carina, che non so a che cosa serva, ma io la userò come portagioie. Direi che qui ci sta benissimo. Ed assieme alla nostra zucca, ecco qui anche la nostra tazza fantasmino. Ci rimangono ancora solo queste cosine, questa mini zucca. Io direi che potremmo metterla qua. Voilà, non è tantissimo per questo corridoio, ma un accento, una piccola spruzzata di arancio c'è, ma non è finita perché pensavo di mettere anche questa stupenda zucca di Halloween. Ci ho già messo la lucina all'interno, dobbiamo solo accenderla qui accanto alla porta. Che ne dite? Teoricamente dovrei metterla naturalmente all'esterno, ma sono in condominio, quindi non avrebbe tanto senso. Accendiamola. L'effetto che fa è meraviglioso, provo a spegnere la luce, siamo nel buio totale. Cioè ragazzi, più Halloween di così non si può. Che ho pensato, tipo qui, in questo angolino, secondo me ci sta molto bene. Secondo me ci sta molto molto bene. E adesso... questo, ne abbiamo ancora due in realtà, ma non penso li utilizzerò adesso, magari per la serata di Halloween. Questa ghirlanda invece vorrei metterla qui. Qui. Non lo so neanch'io. Guarda che piccolina però. Per attaccare la ghirlanda alla porta, naturalmente non ho nessuna intenzione di andare a fare un buco vero e proprio nella porta, quindi utilizzerò questi, che sono dei chiodi adesivi e appunto sono semplicemente adesivi, si tolgono senza lasciare alcuna traccia, sono stati fantastici perché nella casa che avevo in affitto ad Amsterdam per tutti i quadri avevo solo questi, non hanno lasciato traccia. Ok, è un po' antiestetico il fatto che si veda questo pezzetto, naturalmente quando si tratta di quadri viene coperto, ma in questo caso si vede, però oggettivamente sono molto più contenta così che rovinare la porta e mi piace un sacco, non so se mi convince il fatto di averla messa proprio lì vicino, cioè attorno allo spioncino, non lo so, magari la sposto, consigliatemi voi, che al centro ovviamente non ci può stare perché si apre la porta, quindi questa è la nostra decorazione per l'entrata. Risultato finale del soggiorno, mancata stellina. Ok mia family, questo è quanto per il video di oggi, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se avete arredato anche voi la casetta per l'autunno. Io pensavo di avere tantissime decorazioni, ma ho una casa molto grande, quindi probabilmente potrei anche prenderne altre, però per il momento sono molto contenta così. Questo è quanto, vi mando un bacio gigante, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Io vi aspetto con un nuovo video domani alle 17:30. Ciao.